E allora andiamo, ben ritrovati, come state amici? Un buon sabato, un buon weekend. 9 su 9, sono carico e dico meno male. La sosta è salva, 9 su 9, che Milan, finché siamo rimasti in 10 contro, 11 contro 11, un Milan clamoroso, clamoroso. Mi raccomando, commentate. Lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, numerosissimi, chi non si iscrive tifa Luca Quinterista, anzi no, romanista, e scaricate gratuitamente dal link qui sotto l'app di numero 10, uno di voi si porta a casa la maglia del Milan del giocatore che preferisce, è gratuita, scrivete, registratevi come milanisti ovviamente quando entrate, scrivete qui sotto che maglia eventualmente vorreste e come vi chiamate. Ragazzi, la voce non c'è più, è colpa di Giroud, la voce ha detto ciao, è colpa di Leao, ma che Milan, mamma che Milan. In copertina, mamma che Milan! Mamma che Milan, ragazzi! 3 su 3, proposta di gioco fantastica, innovativa, partita dominata. Poi c'è stato dell'altro, adesso ne parliamo. Che bello! Mamma mia! E il gol di Leao, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Abbiamo alla terza giornata, neanche completata, il gol dell'anno. Una rovesciata da terra, è quasi un ossimoro. Una rovesciata da terra, gol pazzesco di Raffaello Nostro. E poi che partita di alcuni soprattutto. Poi peccato perché alla fine abbiamo rischiato di comprometterla. Parleremo delle responsabilità di chi è o di chi non è, altrimenti avranno chiuso probabilmente con un clean sheet che non sarebbe bastato. Fino a questo momento siamo a 8 gol fatti e 2 subiti, anche un po' fortunosi, ecco ieri la deviazione. Comunque un gran bel Milan, ragazzi. La sosta è bella, in generale, la sosta non è bella. Ma è bella se tu hai vinto, se perdi, ragazzi, sono 2 settimane infinite. E devo dire che poi la chiusura di mercato, poi ne parleremo, va un po' in secondo piano, ovviamente, e si può gestire diversamente con una bella vittoria. Vediamo le pagelle, vi do il mio MVP e poi vi do un'altra notizia di mercato, una sorpresa importante che credo non tutti saprete, molti di voi non saprete. Maignan, di fatto sempre inoperoso al minuto 68, la parata qui respinta su Esharawi, sul gol non può nulla con la deviazione, ha fatto un'uscita vuota al 94esimo con la palla che poi è arrivata a Bove, gli abbiamo rischiato un po', voto 6 per Maignan. Calabria, posizione da mezzala, andava lì, si accentrava, e posizione inedita, ha fatto secondo me una buona partita. Al 63esimo bravo a chiudere su Zaneschi, prima però va fatto quell'assist a Leao, cioè il cross di Leao per la palla dell'Eurogol di Leao viene da Calabria, che fa un bel cross con una buona balistica, poi va salvato anche con una diagonale di testa, mi sembra che sia andato a superare lui sul gol all'inizio, gli do un 7, per me ha fatto una buona partita, molto buona partita. Ciao, ciao, spesso alto sulla destra, andava anche a impostare, bravo, spesso di anticipo sulle palle alte, ha fatto al minuto 27, sì, era prima mezz'ora, 27esimo, un grande intervento con palla filtrante che mette in porta il Sharawi. Lui legge bene la blocca e fa ripartire un'azione di contropiede. Un intervento difficile e importantissimo, vale quasi come un gol. Mi è piaciuto, ha fatto una bella partita per me da 7,5, mi è piaciuto molto. Tomori è l'unico che è caduto nel loro tranello della provocazione, della rissa, del duello fisico, dell'uno contro uno, magari un po' borderline. Il primo giallo non c'era, poi ha continuato un po' troppo nervoso, aveva fatto un fallo prima del secondo giallo, il secondo giallo no, non devi farlo,
Poi parleremo di Pioli. Non devi prendertelo in quella maniera, tra l'altro verso la metà campo, il giocatore spalla alla porta. Non devi fare un errore del genere. Ripeto, il primo non era giallo, ma non devi fare un episodio del genere che rischia di compromettere la partita. Ragazzi, ce l'avevamo in pugno, in cassaforte, si è riaperta per quell'erroraccio che si deve evitare. Per questo gli do 5 e mezzo, forse anche 5, perché era un errore grave. Sapendo di essere ammonito, gestisci, non fare quell'intervento lì, del quale non c'è neanche bisogno. Quindi mi dispiace, nota negativa, la gestione della partita di Tomori. Teo bene, Teo all'inizio ha dato una palla clamorosa per Leao in profondità, ha fatto un super cross a Pulisic che poi viene respinto, altrimenti un altro gol. Ha fatto un'altra sfuriata a sinistra clamorosa, poi è stato murato, andato sul fondo. Ancora poi la palla per Leao, che poi l'ha data all'Officic. Dietro ha rischiato zero. Davanti ha fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo. Per me è un bel 7 a Theo Hernandez. Krunic non lo vedi, ma è sempre dove deve essere. La voce non c'è più, colpa di Giroud, chiedo scusa. Al minuto 79 ha fatto un balletto incredibile, ne aveva tre addosso, ha fatto il balletto su se stesso così e li ha mandati tutti in bambola. Partita di grande intelligenza tattica, 86 palle toccate, tante, soltanto 5 perse. È vero che poi non ha fatto il lancio, però una partita da 7 di Krunic. Reinders, peccato che non è riuscito a segnare, quel gol deve arrivare. Al minuto 15 la palla arrivata, la girata, poi palla deviata in angolo, ha fatto un'accelerazione incredibile poi sulla sinistra quando si è allungato poi la palla e c'è stato quel contrasto con Celik che è rimasto a terra, verticalizza sempre, è il nostro play, grandi giocate, e ha vinto anche dei contrasti, è entrato anche lui nella battaglia, bene però, voto 7. Loftus-Cheek, mamma mia ragazzi, che partita di Ruben Loftus-Cheek, RLC. L'azione del calcio di rigore è tutta sua, ma anche di Giroud, va, sponda, tira, magari un bel, poi calcio di rigore, grande accelerazione, grande inserimento lì. Poi ne ha fatte anche tante altre di accelerazioni top, sempre pericolose. Gli ho visto fisico, velocità, tecnica, personalità, tradotto, ha dominato in mezzo al campo. Soprattutto colpisce anche la tecnica che ha. Spesso prende palla e la sa sul posto il giocatore. Ragazzi, ha fatto grande, grande, grande partita. E poi alla fine poteva anche segnare, è stata deviata la palla, è stato sostituito perché ha ammonito, però come prestazione 7,5. Ma sarà lui l'MVP oppure no? Vediamo, prestazione top. Pulisic si è visto meno, però quando si vede bene. L'inserimento, peccato che poi ha parato Rui Patricio, ha fatto cose buone, è stato un po' meno dentro la partita. Voto per quanto mi riguarda 6 e mezzo. Leao, ragazzi, mamma mia, Leao. Allora, all'inizio su quella superazione con la palla per Reinders che viene murato, top. Poi ha provato anche con un'altra azione dalla destra che ha messo la palla in mezzo, ha recuperato palla dietro. Io continuo a vedere un grande sacrificio di Leao, lavoro che lo scorso anno non faceva. Un cross basso con la palla che ha tagliato tutta l'area, nessuno ha rimorchio. Peccato. Il gol, aspetta, prima, poi alla fine un'altra palla per Loftus, lì generoso, poteva magari provare a calciare, ma va appena segnato il gol. Clamoroso, cercato, voluto da terra, una rovesciata da terra. Io sono quelle cose rare che non lo so, raramente, cioè, si vedono davvero poco, che ti rimangono, non so, una cosa diversa, però una cosa rara, come quella volta che Papene è andato basso tra i piedi a prenderla e a fare il gol di testa, come, che ne so,
un'altra giocata rara, ditemela voi. Questa è unica, abbiamo il gol dell'anno. Da terra una rovesciata. Ripeto, è un ossimoro quasi a livello tecnico e calcistico, eppure lui l'ha fatto. Fa cose che noi umani, gol fantastico, che vale sicuramente anche un punto in più pieno, se non di più, voto 8 per Rafa Leao, che hanno colpito sulle caviglie, caccia all'uomo, Celik manco ammonito. Guardate quello che ha fatto Celik e spiegatemi alla fine il totale rosso di Tomori. Giroud ha fatto due cose molto buone. La prima, l'1-2 molto bello per Loftus-Cheek sull'azione del rigore e poi ha trasformato il calcio di rigore. Per il resto molto fuori dalla partita, però è stato a suo modo determinante, ripeto, trasformando il rigore e comunque partecipando all'azione. Con il rigore trasformato gli do un mezzo punto in più, diciamo prestazione da 6, però gli do 7 perché comunque con le due giocate sono molto importanti. Kalulu è entrato, non abbiamo corso particolari rischi, sfortunato sul gol, però mi sembra che abbia giocato con più intelligenza rispetto a Tomori. Pobega 6, Okafor ragazzi mi è piaciuto. E l'abbiamo visto dove? Giocare sulla sua mattonella, quella di sinistra, perché lì deve giocare. A un certo punto ha chiamato un inserimento molto buono, con una palla potenzialmente pericolosa. Falciato da Lukaku e lì poteva essere rosso per Lukaku, una gran bella azione. Poi ha fatto un altro fallo, credo da Cristante o Pellegrino, mi ricordo. Via tra due è andato, ha fatto una grande giocata. Una palla recuperata in ripiego. Al minuto 95 stop e anche lì fallo preso, 20 minuti, 11 palle toccate, si è preso responsabilità, ha preso palle e io per quei 20 minuti gli do un bel 7, mi è piaciuto in quei 20 minuti. Chukwueze ancora non riesce a farsi notare, è vero che è entrato dall'altra parte, magari ecco, ha fatto un po' più di sacrificio, comunque gli do 6. La pagella di Pioli, poi vi do il mio MVP. Allora, Pioli, quell'ora di gioco straordinaria, una proposta di gioco innovativa, fresca, molto buona, che mi fa impazzire, mi fa dire che bello, un gran bel Milan. Sarebbe stato 8. La cosa che però gli contesto è non aver tolto Tomori prima. L'avevamo visto tutti che Tomori rischiava, che non aveva capito come gestire la partita, quindi secondo me era una partita preparata da 8, risultato 7 totale, che comunque un bel voto proprio per quella sbavatura su Tomori, e la prossima è il derby purtroppo. Ricapitolo, vi do il mio MVP e vi do la notizia, o notiziona se vogliamo. Maignan 6, Calabria 7, Ciao 7,5, Tomori 5,5,5, Teo 7, Krunic 7, Reinders 7, Loftus-Cheek 7,5, Pulisic 6,5, Leao 8, Giroud 7,5, Kalulu 6, Pobega 6, Okafor 7, il rapporto ai minuti, Chukwueze 6, Pioli 7. Allora, come prestazione, il concetto di prestazione, Loftus-Cheek secondo me è stato il migliore, però l'MVP lo do a Leao perché chiude la partita con un gesto clamoroso, ripetete con me, clamoroso, un gol clamoroso. La notizia, Ballo Touré alla fine è andato pure lui in prestito al Fulham, è una notizia importante, non abbiamo quindi giocatori col muso, non abbiamo giocatori che erano esuberi, ho l'amaro in bocca perché se fosse andato via qualche giorno fa avremmo preso un sostituto, avremmo preso un terzino sinistro, ci eravamo interessati ad esempio a Borna Sosa che ieri è andato all'Ajax, se fosse andato via invece è andato via all'ultimissimo e questo comunque è un peccato, però è una notizia importante. Poi più tardi commentiamo anche tutto il resto, ragazzi, un po' più anche il mercato, quello che è successo, un Milan clamoroso, un gran bel Milan. Scaricate l'app di Mordiez da questo link, ovviamente dite che siete rossoneri quando vi chiede che squadra tenete, scrivete qui il nome vostro e del giocatore del quale vorreste la maglia se vincete voi il contest, commentate, lasciate tanti like e bravi ragazzi, 9 su 9, una bella sosta e vediamo cosa fanno le altre. Ci vediamo più tardi, che belle sensazioni, che belle risposte.
Vai! A dopo!